Tutti noi abbiamo paura, ma c'è una frase che nessuno di noi vorrebbe dire dopo una caduta. Questa è l'incredibile storia di Paul Bazagoitia, rimasto paralizzato all'età di 28 anni dopo una spaventosissima caduta proprio a Red Bull Rampage. Questo è il secondo episodio di Ossa Dure, la serie che ho deciso di iniziare dopo una serie di infortuni, proprio per dimostrare a tutti e soprattutto chi è in questo momento infortunato, che qualunque sia il tuo infortunio puoi tornare più forte di prima. Tra l'altro vi ricordo che voi stessi potete partecipare a questa serie se avete una storia incredibile da raccontare di un vostro infortunio, ma soprattutto di un vostro comeback, di un vostro ritorno allo sport che facevate. In descrizione trovate la mail dove inviarmi tutta la vostra storia. Paul è un ragazzo di 37 anni che vive a Reno, in Nevada, Stati Uniti d'America. Paul fin da bambino è sempre stato appassionato di bici. Ha iniziato ad andare in bici a 2 anni, a 6 ha partecipato alla sua prima gara di BMX. Andando avanti con la carriera in BMX, però pian piano si accorge che in realtà non è proprio il suo. Infatti conosce poi Cameron Zink, leggenda del freeride, ma al tempo anche lui ragazzino. Si mettono a girare assieme e in poco tempo Cam mostra a Paul che con la mountain bike si possono fare gli stessi trick che con la BMX. Paul è veramente estasiato da questa cosa. In poco tempo si converte alla mountain bike. Pensate che poi Paul parteciperà alla sua prima gara di mountain bike proprio al Crankworx, al Red Bull Joyride nel 2004. Con nemmeno la sua bici, non avendo una mountain bike, si fece prestare proprio la bici da Cameron Zink. E non solo partecipò al Crankworx, ma lo vinse, facendo sull'ultima feature, che era uno step up drop, una cosa pazzesca. È salito in backflip ed è sceso in tailwhip, ma mancando la rampa dello step down, proprio perché si era sbilanciato in backflip e l'ha schivata. E lo stesso è atterrato e ha vinto il Crankworx. L'anno successivo, cosa ancora più incredibile, vince di nuovo il Crankworx di Whistler e da lì per Paul è iniziata una vera e propria carriera nel mondo dello slopestyle. Atleta Red Bull, il primo rider a eseguire un double backflip in freeride, quindi con una rampa naturale, uno stile veramente innovativo perché riusciva a mixare già al tempo la BMX con la mountain bike, quindi trick da skatepark nei trick da mountain bike. Una piccola curiosità, ha partecipato anche al Nissan Qashqai proprio a Milano nel 2007. Io la prima volta che ho sentito il suo nome è stato quando ho comprato esattamente questo DVD, New World Disorderly Conduct 5. No! Il sacro Graal se mi cadeva e si rovinava. Questo DVD, ragazzi, è la storia della mountain bike. E dicevo appunto che la prima volta che ho sentito nominare Paul Bazagoitia era dentro questo DVD. La sua carriera andava a gonfie vele e ormai si era praticamente convertito completamente al mondo del freeride. E aveva già partecipato a ben 3 edizioni del Rampage, senza però mai eccellere, non ha mai fatto podio. Il 2015 sentiva che era proprio il suo anno. Si sentiva bene sulla bici ed era veramente pronto. Sarebbe stata per lui la quarta edizione del Rampage e voleva fare podio. È il 16 ottobre 2015, la mattina presto fa le prove per la sua run e va tutto secondo i piani. Ma come si sa, il Rampage è veramente insidioso. Day of finals. Here we are at 7:30 in the morning. Non solo per la tipologia di salti che ci sono, ma per tutto il contesto. Paul fa la sua run e ad un certo punto però arriva a un drop molto grosso. Per una serie di fattori calcola male la velocità di questo drop e atterra abbastanza lungo, ma comunque rimane in piedi. Sbanda, esce di pochissimo dalla pista, un cespuglio gli aggrappa al pedale e... When I took that crash and I couldn't move anything from my belly button down, I saw life in a
in a different way. I saw in a way that was not going to be able to ride a bike again or to walk again, right? It was now like, oh, is this what my life looks like now? Like, not going to be able to move or feel anything below my belly button? Am I going to depend on this wheelchair to get me around? That's exactly what I was thinking right when I couldn't move my legs. It's like, how am I going to live in this new body of mine? Mi ricordo benissimo che quando stavamo guardando la diretta, perché come al solito le guardiamo in compagnia, la caduta sembrava quasi banale, perché nelle dirette non rende veramente cosa c'è attorno e dove puoi finire se cadi, e invece anche in diretta mi ricordo che non si rialzava. Tra di noi mi ricordo che c'è stato subito il "se non ti rialzi, tra i rider del Rampage c'è qualcosa che veramente non va". Purtroppo quando hai questa sensazione, e per quello che ho iniziato il video in questo modo, credo che tutti inconsciamente sappiamo che cosa vuol dire se dopo una caduta hai quella sensazione, e Paul l'aveva capito perfettamente. Viene trasportato poi in ospedale in elicottero, la gara poi continuerà e andrà avanti normale, ma lui subito gli viene diagnosticata chiaramente una rottura della colonna vertebrale, in particolare la vertebra T12, con lesione del midollo spinale, il che voleva dire che Paul non avrebbe più potuto camminare. Si sottopone a un intervento chirurgico durato 10 ore per stabilizzare la frattura, e lui comunque non sente le gambe, e i medici stessi gli dicono che lui non avrebbe più camminato. Worst part, there's a lot of challenging parts with this whole injury, right? I can't really just pinpoint one, but one that comes up that happened very soon was when the doctor was telling me what happened to me. Paul, you burst fractured T12 vertebrae, compressed the spinal cord, you got a bunch of bones in your fragment, you got a bunch of bone fragments in your spinal cord, we have to go in there, take it out, but we don't know if you're going to get any movement or sensation back after surgery. Good night. That was to hear the doctors kind of like giving you the diagnosis of like something that there's no cure for, there's no really hope for, is a very scary situation. So that was very challenging, and it put it in a perspective of how bad my situation was. Quella è stata veramente la batosta più grande per Paul, proprio. Dopo che ti fai male, mi immagino come puoi sentirti. Anche solo che un medico ti dica non puoi più camminare, non ti danno nemmeno la speranza, ti cade il mondo addosso. I think the lowest point as far as like depression was probably when I woke up from ICU and I still couldn't move my legs or anything after surgery, right? I was hoping that I was going to wake up from surgery and I was going to be able to move my legs again. I was going to feel my legs again, but that wasn't the case. And that was definitely the lowest point with this whole injury, for sure, is right when I woke up from ICU and still couldn't move anything below my belly button. But here's the deal, is when you are in that situation, it's also easy to numb that feeling. Right? Because you have access to morphine. So it's like, oh, I'm not feeling good. I'm in that dark place. Let me hit that morphine. Psh, boom, numbs that pain, right? But you can only do that for so long. How do you get off? How do you heal from that? Because you don't really start healing until you get off all that. Anche se in quel momento è completamente abbattuto e distrutto, non ci vuole credere. Il suo animo da combattente, che ha dimostrato negli anni per arrivare al livello in cui era, gli ha fatto subito pensare che non era vero. Lui voleva assolutamente tornare a camminare. Got a second chance in life to be able to go and do something that I'd love to do. It's not even biking, it's
walking, it's going to the restroom, right? Like, I got a second chance in life and everything. I'm able to go pedal a bike now. Like, am I going to be doing double flips with you? No, but we can go up the mountain and have a good time. And I still have that freedom to go and, you know, rip with the boys. And why would I not do it if I'm able to do it, right? And I think we write our own limitations. Like, I went on a 3-mile hike the other day. Oh. Never thought I'd be able to do that, right? Like, I made myself do that. I was like, I can do this. I'm writing my own limitation. Why wouldn't I do this? Is it gonna take me much longer? Yes. But I'm still gonna get the same feeling as I did if I was riding it. And that's how I'm with biking. I enjoy riding bikes now more than ever before. Se potete, ragazzi, andate a vedere il documentario che era tutta la sua storia. Si chiama Any One of Us. E tra l'altro questo documentario è stato creato con lo scopo che tutte le vendite e tutti gli incassi prodotti da questo documentario vanno proprio per la ricerca delle fratture al midollo spinale, supportato chiaramente da Red Bull con Wings for Life, che per chi non lo sapesse è proprio un evento che organizza ogni anno Red Bull per la ricerca su questi infortuni. Il primo anno di convivenza con questo infortunio purtroppo non si guarisce, come ha detto lui. Ci devi convivere, da quel momento per tutta la tua vita. Il primo anno è stato durissimo, però lui non ha mai mollato un attimo. Dal non avere assolutamente sensibilità alle gambe, col duro lavoro ha iniziato ad avere la percezione di qualcosa. Ha iniziato prima a muoverle almeno in autonomia, finché è riuscito ad alzarsi in piedi con le stampelle, chiaramente utilizzando altri muscoli oltre a quelli delle gambe. In particolare lui ha sempre lamentato una mancanza non tanto dei quadricipiti, che ce li aveva e ce li ha tuttora, ma dei glutei. Quindi lui ha sempre patito di instabilità quando sta fermo, proprio se non ha un supporto. In questo primo anno di infortunio lui si chiedeva come fosse possibile che uno sport che gli aveva dato tanto e lui aveva dedicato tanto allo sport, in un attimo gli avesse tolto tutto, tutta la sua vita. Ed è credo la parte più dura da realizzare. Le ha provate veramente tutte per tornare uguale a prima, tra esercizi come vi ho detto, e ha provato anche le cure con le cellule staminali, ma non ha riscontrato questi grossi benefici. E man mano che comunque la sua vita andava avanti e quindi si portava avanti il suo infortunio, si è reso conto che doveva convivere con questo infortunio, e forse i suoi goal rispetto a quelli che aveva prima dell'infortunio sarebbero cambiati per sempre. Health over wealth, right? To be healthy, my dream is to continue to being the best version I can possibly be in this situation. That's the dream. That's the dream, is to be able to, like, get out of bed, walk down the street, grab a coffee, come out without even thinking twice, right? A lot of things we take for granted. Nel suo documentario racconta proprio che tornare a vedere Rampage è stato difficile per lui, ma allo stesso tempo, dopo il primo anno, ha iniziato a goderne, perché già solo essere lì e poterlo vivere era una grande cosa. In particolare quello che gli ha fatto capire che lui doveva continuare a vivere è stato proprio il paragonarsi a situazioni ben più critiche della sua. I don't regret that day at all. Like, it's easy to say that now where I'm at, right? If you would ask that same question maybe a couple months after, I would have been, yes, I regret it for sure. But looking back, because it's happened 9 years, right? I have fulfilled a very positive life for me since then. Spiega nel documentario che intanto che era in barca con i suoi amici, all'inizio era triste perché lui non poteva entrare in acqua a divertirsi con gli altri, ma allo stesso tempo ha toccato l'acqua con le mani, ha pensato che invece era fortunatissimo ad essere lì e di poter toccare l'acqua e eccepire, proprio perché certe persone non possono fare nemmeno quello. E da lì ha deciso quindi che era il momento di tornare in bici, perché quello che l'aveva fatto star bene fino a quel momento era tornare in bici. Non sarebbe potuto più tornare a fare l'evoluzione che aveva sempre fatto, ma ha preso coraggio ed è risalito su una bici. Solo pedalare ad andare in giro lo faceva stare bene. Ora, a quasi 10 anni dall'infortunio, Paul continua ad andare in bici, però chiaramente si è dato più all'e-bike, proprio perché l'assistenza
l'assenza della bici elettrica lo aiuta molto per come lui è adesso. Ma ragazzi, se pensate che Paul si sia limitato solo a pedalare in giro per i boschi, vi sbagliate completamente. Era un atleta Red Bull, era abituato a fare rampage, ragazzi, era arrivato al top del top e a tutti gli effetti lui si è rimesso a saltare. E non salta per niente male, ragazzi, ha un livello assolutamente ancora alto nel saltare. Chiaramente non fa più i trick, ma vedere le sue clip su Instagram e seguirlo, io che sono un suo fan, e vedere dov'è arrivato mi ha lasciato senza parole, pensando che comunque c'è gente che magari da un infortunio del genere si sarebbe semplicemente seduta e si sarebbe depressa. Il dimostrare a se stessi che tu vuoi tornare dove eri ti fa cambiare completamente la mente sul tuo infortunio. Give up regardless time frame. We get so sucked in sometimes in society with time, and we have expiration dates of recoveries and stuff. No, just don't give up. Just don't ever give up. Whatever you are facing, you have some type of struggles or you're challenging yourself with something, just never give up, regardless the time.